Salve a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare interamente questa puntata all'esperienza di Sicuri per Mestiere. È un'esperienza molto interessante dal punto di vista della prevenzione infortuni che è stata applicata alla costruzione del grattacielo Unifim. È il più grande grattacielo che è stato appena finito di realizzare a Bologna ed è anche uno dei più grandi a livello nazionale. La costruzione del grattacielo è stata fatta dalla grande cooperativa CMB di Carpi, con un grande coinvolgimento dei lavoratori e delle ditte subappaltatrici sulla sicurezza sul lavoro. Siamo andati nel cantiere per intervistare i diretti protagonisti di questa esperienza. Per la complessità dei processi costruttivi adottati e lo sviluppo in altezza della struttura, la realizzazione della torre ha comportato l'analisi dei rischi specifici legati all'andamento del cantiere. Dopo aver valutato con attenzione la situazione, CMB ha manifestato la volontà di innovare e sperimentare nuovi metodi volti a migliorare la tutela della sicurezza e a produrre comportamenti individuali più responsabili nei lavoratori. Tutti siete invitati a partecipare all'osservazione dei comportamenti rispondendo sinceramente alle domande che vi faranno gli osservatori, avanzando suggerimenti e osservazioni e prendendo molto sul serio i loro consigli per la sicurezza. Come le schede di osservazione che compileremo noi osservatori riguardano i tre rischi fondamentali che abbiamo individuato all'interno dell'area di cantiere, quindi la caduta di oggetti dall'alto, la caduta di persone dall'alto e l'utilizzo di macchine e attrezzature. Stiamo cominciando ad adattarci e a prendere in considerazione tutto questo discorso che è molto molto importante. Dobbiamo collaborare tutti insieme e nessuno si deve far male, perché la mattina ci alziamo presto e veniamo a lavorare, quindi per portare lo studente a casa. Abbiamo avuto a distanza di 3 anni solamente 7 infortuni e inferiori ai 7 giorni di prognosi. Quindi vuol dire un infortunio ogni 200.000 ore lavorate. Quindi di 25 volte inferiore allo standard nazionale, che è attestato su un infortunio ogni 780 ore lavorate. Questo se considerate che in questi 3 anni si sono avvicendati dalle 100 alle 300 persone tutti i giorni, sono passate per questo cantiere 1.500 operai di 32 nazionalità diverse. Un cantiere estremamente complesso, uno strumento nel quale crediamo, quello della comunicazione, migliora le relazioni all'interno del cantiere. Noi lo stiamo già usando in un altro cantiere, che è l'Università, la Facoltà di Chimica Farmaceutica di Modena, un altro grande e importante cantiere, e che è iniziato da più di un anno, e anche lì stiamo avendo degli ottimi risultati. Nel cantiere Torre Unifim di Bologna è in atto da tempo un grande progetto per migliorare la sicurezza che coinvolge tutti i lavoratori. Se ognuno farà bene la parte che gli spetta, il progetto avrà successo. I lavoratori eviteranno infortuni perché opereranno in modo più sicuro. Sono stati individuati alcuni comportamenti critici da correggere e azioni di miglioramento da attuare. Ci si trova lungo un percorso in cui occorre continuare ad approfondire l'argomento sicurezza e rinforzare il grado di responsabilizzazione delle persone rispetto al lavoro e ai comportamenti virtuosi. Vengono premiate le attenzioni nei confronti dei colleghi perché il vero professionista fa squadra. Quindi, se mi rendo conto e mi preoccupo anche della sicurezza dei miei colleghi, la mia squadra vince i punti doppi. Cosa succede alle squadre migliori? Nella borsa che vi abbiamo consegnato c'è una maglietta di colore bianco. Abbiamo deciso di dare a tutti la maglietta di colore bianco. Le squadre più virtuose avranno diritto poi ad una maglietta di colore diverso, verde per quelli che hanno diritto in qualche modo allo step successivo e i campioni si guadagnano poi la maglietta blu.
Sicuri per Mestiere è un progetto che appunto si ispira alla BBS e ha al proprio interno un meccanismo molto importante che è quello delle osservazioni. Sostanzialmente sono stati definiti dei comportamenti obiettivo, dei comportamenti di sicurezza da osservare. Quotidianamente, girando per il cantiere, delle persone che fanno parte del gruppo di progetto utilizzano una scheda di osservazione e controllano, vedono se le persone, i lavoratori, mettono in atto comportamenti virtuosi oppure no. Questo è un elemento molto importante all'interno del progetto perché permette da un lato di ricostruire le cause, quali sono le motivazioni, cioè perché la persona non mette il casco. Se si risale alla causa e quindi al perché non lo sta facendo, questo permette di rimuoverla la causa, perché allora si va a intervenire sulla motivazione. Si danno anche delle informazioni che a volte si danno per scontate, si pensa che il lavoratore le sappia, invece si viene anche a sapere che non le sa. Quindi quello è un momento molto importante anche per passare delle informazioni e formare la persona rispetto a l'attività lavorativa nello specifico. Sicuri per Mestiere è diventato una pubblicazione, è un libro che è corredato da un film che dura 30 minuti. Gli autori consigliano di vederlo prima di leggere il libro perché viene raccontata l'esperienza dai volti, dalle facce delle persone, i lavoratori, i datori di lavoro, i subappaltatori, i progettisti, le persone del gruppo di lavoro, i consulenti. E nel libro ci sono ulteriori dettagli sul progetto, ma la cosa interessante ci sono le esperienze anche raccontate dai protagonisti e da tutti quanti hanno partecipato all'interno del cantiere al progetto. Il progetto Sicuri per Mestiere è un progetto parallelo a quello che è il decreto legislativo che regola la sicurezza all'interno dei cantieri. Questo è molto importante perché nulla si deve sostituire a quello che dice l'iter burocratico. Sicuri per Mestiere va a incidere sui comportamenti della sicurezza e sviluppa quello che è la cornice che accompagna il lavoro del cantiere. Cioè, nel senso, tutte le lavorazioni che gli operai fanno comprendono la sicurezza. La cosa molto importante che nessuno si deve dimenticare, dal datore di lavoro fino all'operaio, è la dignità del lavoratore. Noi dobbiamo tenere ben presente che per quanto riguarda la sicurezza sui posti di lavoro non sarà mai fatto abbastanza e non è mai stato fatto abbastanza. Con l'adozione della metodologia BBS si è ottenuto il risultato di avere una componente di infortuni assolutamente trascurabile, quello che esattamente era l'obiettivo del costruttore. Per quanto riguarda LegaCoop, la tutela e la sicurezza del lavoro per noi viene da lontano. Evidentemente l'applicazione di questa metodica rientra tra le nostre priorità. Infatti noi consigliamo sempre il più possibile alle nostre associate di dotarsi di un modello organizzativo o di un sistema di gestione della sicurezza del lavoro. Di conseguenza, la testimonianza di quest'ottimo risultato conseguito da CMB è la migliore testimonianza su come implementare la sicurezza in questi termini. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata sull'esperienza Sicuri per Mestiere alla Torre Unifim. Le interviste integrali, vi ricordiamo, sono a disposizione su YouTube nel canale Edilizia Sicura. Arrivederci.